Alberto Marolda, l'Opinione TV, siamo appena fuori dall'audizione in Commissione Ambiente in Regione. Franco Panzironi, amministratore delegato di AMA, ci ha raccontato lo stato dell'immondizia nel Lazio. Vorrei farle una domanda provocatoria, un parallelismo fra il Lazio e Campania. Ma diciamo il problema della Campania sono dove vanno a finire i rifiuti, non credo che sia il problema della raccolta. Pertanto ecco lì se O noi. dell'educazione dei cittadini, lei oggi ha parlato anche di educazione dei Ma cittadini. sicuramente l'educazione, però i cittadini vanno educati, però devi essere il primo a dare il segnale. Se praticamente lasci i rifiuti a terra, il cittadino dove lo butta? Se non trova il cassonetto vuoto, dove lo butta? Lo butta a terra e di conseguenza il cittadino non è che è scorretto, non è educato perché comunque si parte male nella gestione del territorio. Ma quindi il fatto dice dove andiamo a buttarla? Loro hanno un termovalorizzatore singolo con più linee, voi avete più termovalorizzatori, ma non è solo il termovalorizzatore, è la discarica. Ma loro hanno un termovalorizzatore di recente costruzione, probabilmente a volte ha dei difetti di malfunzionamento e non riesce a recepire tutto il materiale che arriva. Di conseguenza hanno una parte che deve essere messa in discarica. E oggi per varie motivazioni le discariche non sono presenti o quelle che c'erano sono state chiuse e di conseguenza il problema è scaricare i camion. Il camion si carica ma bisogna scaricarlo. Lei ieri ha dichiarato che il 65% auspicato di differenziata è un obiettivo raggiungibile ma con più tempo. De Magistris a Napoli addirittura in 6 mesi voleva arrivare al 71%. Probabilmente se ha le economie per farlo e comunque la capacità e l'efficienza, io non posso discutere cosa fa lui. Io dico cosa può fare Roma. Roma praticamente deve avere delle economie. Dove oggi siamo intorno al 20% Noi come stiamo al differenza. 24% per fine anno e poi parliamo di volumi, non è paragonabile Roma con Napoli. Noi oggi raccogliamo 4.000 tonnellate al giorno per 1.900.000 tonnellate l'anno. Napoli stiamo intorno alle 1000, 1200, 1300 tonnellate al giorno, perciò può essere più semplice fare una raccolta differenziata. Fare una Più tutto va raccolta. paragonato ovviamente con i cittadini, con la quantità dei cittadini e quindi con la Certo, produzione, ha la produzione ragione. dei cittadini, il territorio, l'estensione, la particolarità. Come noi partiamo dal centro storico con le sue particolarità all'euro che è i saloni ampi per mettere i loro rifiuti e quanto altro. Lei consideri che Ostia è paragonabile a Brescia? Come Come dimensioni e come quantità? dimensione e come popolazione? No, forse come dimensione sì, è pure più grande, ma come popolazione. Pertanto ecco, va visto il contesto in cui viviamo. Noi parliamo di Roma. Roma nelle sue particolarità si sa organizzare in un certo modo. Oggi per arrivare a degli obiettivi che sono raggiungibili, ma comunque se misurabili, nel momento in cui ci deve essere un'economia. Oggi ci deve essere un equilibrio tra ciò che ha debito al cittadino, che è il risultato che devo sviluppare. Noi lo dimostriamo con l'equilibrio economico dell'azienda. In base alle economie che ci vengono date, noi facciamo il massimo di quelle attività, certificandole. Quindi il 65% è raggiungibile con una certa economia, Certo. una certa disponibilità economica. Sì, d'altronde la tariffa è retta da una legge. Io devo ribaltare i costi. I costi devono essere verificati e il comune lo fa. Se i costi sono giusti, devono essere fatti pagare da qualcuno. O li paga il cittadino, o li pagano finanziamenti pubblici, o comunque indirettamente li può pagare il comune, ma li metterà nella fiscalità generale. Cioè, da lì non si scappa, non è che l'AMA può andare in passivo perché comunque l'AMA è una società per azioni e non si può programmare il passivo. Questo è per legge. Andiamo in pareggio o comunque piccoli utili, ma derivanti da altre attività che non sono quelle delle tariffe. Quindi non trova che ci sia bisogno a questo punto di informare meglio, di fare maggior comunicazione verso i cittadini romani che invece tendono a dire piove a malandro, cioè nel senso che è sempre colpa dell'ama per il Io cittadino, credo di, che per pure questo il la sua cittadino, lalella, insomma. ecco, io credo che pure questo il cittadino ne è ben cosciente. Se si spiega al cittadino, noi facciamo attività di customer satisfaction, che sono diverse da indagini così generiche. Noi non possiamo dire al cittadino il percepito. Dire che Roma è pulita, no, è sufficientemente pulita. Si può fare meglio. Però ecco, il cittadino collabora, fa roba del genere. Però deve sapere quanto i suoi soldi come si spendono. Faccio un esempio. Madrid è molto più piccola di Roma, mi pare che è un settimo. Siccome la pulizia della città,
non gliela fa pagare direttamente, ma la mette nella fiscalità generale, rende la città più pulita perché spende molto di più. Stiamo intorno ai 300 milioni l'anno. La quota parte della tariffa che il cittadino paga e che va alla pulizia della città, stiamo intorno ai 150 milioni. Possiamo essere inefficienti quanto vuole, ma 150 milioni di differenza si vedono. Cioè, se a me date 150 milioni di più, sicuramente, pur essendo molto più grande la città, 9.000 km di strada, 70.000 cassonetti. Miracoli non se ne possono fare. Ma no, non parliamo di miracoli, diciamo le realtà come sono. Poi, come ripeto, a me se mi danno tanti soldi, se sono praticamente un amministratore oculato, fa un rapporto costi-benefici, se risponde bene, quelli sono. Cioè, noi vogliamo essere controllati e il comune ci controlla, cioè abbiamo i certificatori di bilancio. Se sbagliamo qualcuno ce lo dica. Beh, ecco. È abbastanza occhi addosso, mi pare. Ecco, diciamo, ecco, oggi noi possiamo dire che intanto abbiamo messo a posto in termini economici e finanziari un'azienda, perché i nostri bilanci dal 2009 sono tutti, non producono debiti. Noi oggi stiamo pagando solo i debiti che abbiamo ereditato, perciò in equilibrio, e questo è certificato dalle banche e dalle società specializzate. Questo è inconfutabile. Questo è però il meno sentito, abbiamo detto, dalla Soralella. La Soralella vede il sacchetto. Ecco, però deve sapere che io per quel sacchetto percepisco dalla sua tariffa un importo. Non posso fare il sacchetto d'oro. Ecco, devo fare praticamente le attività. Allora, sicuramente garantiamo la raccolta tutti i giorni. Ecco, ma perdoni se la interrompo, ma in questi costi, portare l'immondizia per esempio fino a San Vittore ha dei costi, no? Sono 80 chilometri, 90 quanti sono? Sì, l'impianto l'hanno fatto io, non l'ho fatto io lì. Se ci avessi avuto in casa. Ereditato. Ma guarda, io dico la sincera verità, se noi oggi avessimo, questa è un'azienda grande, e diciamo per volumi è la seconda azienda d'Europa dopo Londra, per differenziata è la terza dopo Londra e Berlino. Tanto parliamo di volumi, non parliamo di cose astratte. E se questa azienda avesse negli anni conquistato o in toto o parzialmente il controllo o comunque attività sul ciclo finale dei rifiuti, avrebbe avuto delle entrate diverse dalla tariffa e avrebbe dovuto fare attività molto più adeguate. La differenziata dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbe in teoria rendere soldi. Si dice che per esempio il compost di Maccarese nessuno lo vende, fra virgolette, perché sta là. Tanto è vero che noi ci siamo orientati all'anaerobico. L'anaerobico produrrà circa 2 milioni e mezzo di redditività all'anno. Il compost non lo prende nessuno, di conseguenza è tutta la perdita. Però comunque intanto lo lavoriamo, insomma, ecco, da una parte c'è l'ambiente e da una parte c'è la redditività e l'economicità. Ecco, e noi dobbiamo mantenere in equilibrio questo. Allora, la raccolta differenziata in sé per sé non produce grandi quantità economiche, se no, anzi sicuramente non paga il servizio di raccolta. Questo andrebbe detto, ecco, ad alta voce. Sì, no, questo non è che solo per Roma, in tutta Italia. Poi bisogna vedere dove va a finire questa roba. Oggi abbiamo dei dati che non tutto poi viene da materia prima, diventa materia seconda. Tant'è vero che noi parliamo sempre che l'AMA si deve dotare di un sito di gestione del rifiuto, nel rispetto delle norme, nel rispetto dell'ambiente, ma anche nel rispetto della proiezione di redditività, perché essendo un'azienda, che è un'azienda pubblica che deve raggiungere il pareggio di esercizio, ma deve dare maggiore efficienza, attività e un equilibrato rapporto costi-benefici al cittadino, a cui risponde essendo il suo cliente. Io vedo che i suoi collaboratori le fanno disperati cenni, vorrei lasciarla libera. Ci piacciono queste parole che sono di economia e sono di oculata gestione e dovrebbero poi alla fine evitare di trasformare in cassonetto d'oro il cassonetto davanti casa della signora Lella. Vedremo e osserveremo un po' tutti il nostro lavoro e il vostro lavoro. Ma sicuramente ho trovato un personale, i dirigenti che sono dovuti fare in questi anni si sono rimboccati le maniche, hanno prodotto dei buoni risultati, sicuramente chiunque lo ha detto, non è paragonabile l'attività svolta sul territorio oggi a quella di 3 anni fa. Questo lo possiamo dimostrare in tutti i sensi, dove praticamente poi i volumi crescenti e quanto altro danno un senso. Ecco, abbiamo fatto l'ultima indagine di Customer Satisfaction dicendo sempre al cittadino cosa facciamo prima, cosa veniamo chiamati a fare, e lui ha dato risposte in funzione di quello che aveva, e i risultati sono stati
Molto buono. Miracoli non ne stiamo facendo, forse stiamo cercando di attrezzarci. Grazie. Mi sembra la frase giusta per terminare. Signori, arrivederci, grazie.